esperimento cerchiamo di capire come cambia la permeabilità del suolo in base alla tessitura delle particelle che lo compongono. Per fare questo esperimento utilizziamo di nuovo dei materiali reperibili in casa. Per esempio abbiamo preso questa bottiglia di plastica, l'abbiamo tagliata a metà e semplicemente ribaltando il collo della bottiglia lo possiamo riutilizzare come se fosse un contenitore con un imbuto. Dopodiché utilizziamo della garza di cotone che potete trovare in farmacia, ne utilizziamo 5 foglietti, le mettiamo in questa maniera e le posizioniamo sul fondo della parte del contenitore che fungerà da imbuto. Questo serve a non far cadere il suolo nella parte posteriore. A questo punto utilizziamo 3 diversi tipi di suolo: della sabbia, del terriccio universale e dell'argilla. Cominciamo a versare la sabbia, se vogliamo possiamo farci aiutare da un cucchiaio, all'interno del nostro imbuto. Facciamo la stessa cosa anche con gli altri ingredienti. A questo punto comprimiamo molto bene con l'aiuto di un cucchiaio i nostri suoli. Adesso versiamo lo stesso quantitativo di acqua in ognuna delle bottiglie. Mettiamo il primo bicchiere di acqua all'interno della bottiglia con l'argilla. Poi nella bottiglia con il terriccio. Ed infine nella bottiglia con la sabbia. Vedete che i tempi di discesa dell'acqua sono differenti. La sabbia ha delle particelle molto grosse, quindi l'acqua riesce a percolare facilmente. Il terriccio è misto, quindi a seconda del tipo di terriccio che voi avete ha una percentuale diversa di sabbia, argilla e limo, e anche in questo caso percola abbastanza facilmente. Per quanto riguarda l'argilla invece ha delle particelle così fine che l'acqua ha difficoltà a discendere nella bottiglia, è quasi permeabile. Nel caso dell'argilla l'acqua ha avuto veramente difficoltà a scendere, in questo momento ancora non sta gocciolando. È un po' il principio che troviamo in natura nel caso delle falde acquifere. Per quanto riguarda il terriccio invece l'acqua è scesa abbastanza facilmente e soprattutto l'acqua percolata è bella pulita. Nel caso della sabbia l'acqua ugualmente è passata facilmente ma con sé ha trascinato anche una parte del sedimento. Ecco perché è importante che i terreni siano il più possibile composti da diverse particelle perché possono pulire l'acqua nel migliore dei modi.